Salve a tutti, siamo con Elisabetta Giustini, che saluto. Ciao Elisabetta, Buongiorno. dirigente scolastico all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma, che ci presenta la loro iniziativa Level Up. Elisabetta, di cosa si tratta? Sì, allora questa è una manifestazione, in realtà una maratona di 3 giorni in cui i ragazzi si sfidano in esperienze che già hanno maturato durante l'anno scolastico e anche insomma in questi primi giorni dell'anno scolastico e che poi riportano all'interno di 3 giorni in cui appunto noi abbiamo sviluppato e avviato delle gem, delle challenge. E soprattutto sulla base degli indirizzi diversi che appunto i ragazzi frequentano, possono mettere a frutto quelle che sono le nuove competenze che hanno assimilato. Qui siamo appunto nella sala VR, dove in realtà virtuale è stato riprodotto un laboratorio di elettronica e elettrotecnica e un pannello elettrico che i ragazzi devono mantenere. Abbiamo anche la possibilità di verificare il tempo di performance con una valutazione finale. E tutte le immagini che voi vedete riproducono fedelmente il laboratorio fisico. Questo comporta innanzitutto una diciamo, possibilità anche degli studenti con difficoltà di lavorare insieme ai loro compagni. Comporta un risparmio energetico perché naturalmente il lavoro in realtà virtuale è chiaro che è meno dispendioso di quello invece in realtà fisica e soprattutto questo presume un lavoro di gruppo in ex ante, per cui gli studenti che hanno realizzato questo, diciamo, questo modulo in realtà virtuale hanno lavorato insieme ai loro compagni e quindi diciamo ciascuno di loro ha avuto un ruolo nell'aggregazione degli elementi che vedete, insieme ai loro docenti che hanno naturalmente individuato invece i contenuti e i tecnici, in questo caso dell'Accademia Italiana Videogiochi, che invece hanno realizzato il prodotto dal punto di vista tecnico. Questo è l'esempio del nostro modo di lavorare, che è un modo di lavorare quotidiano, no? Nella didattica curricolare, non è una cosa in più che si fa oppure è riservata a questi 3 giorni. Questa è soltanto la manifestazione che rappresenta il modo di lavorare del Galilei. Infatti Elisabetta, hai toccato dei temi molto importanti, quindi è all'interno della didattica che si svolgono queste attività, e i ragazzi lavorano in gruppo, e hanno una valutazione proprio su questi loro studi, Sì, giusto? certamente. Diciamo che il modello Galilei è un modello che sta affascinando molte scuole nel Lazio e non solo. Tant'è vero che noi abbiamo anche richieste da parte della Campania, della Sicilia, della Lombardia. E soprattutto, diciamo, la cosa che ci distingue dalle altre scuole è il fatto che noi non abbiamo più al nostro interno una didattica tradizionale, ma i docenti insieme lavorano appunto in come cosiddetta codocenza e più discipline lavorano per la realizzazione di un progetto. Questo appunto fa sì che i ragazzi possano affrontare un apprendimento trasversale interdisciplinare e soprattutto questo li abitua ad essere più versatili per quanto riguarda il sapere, ma anche e quindi meno categorizzati, no? C'è l'idea che l'istituto tecnico è un istituto professionale e sono istituti che non preparano, no, alla, diciamo, che non riescono a far fruire il sapere. Invece no, perché loro hanno una visione ampia del sapere, multidisciplinare, e però nello stesso tempo, come vedete, loro applicano quello che sanno immediatamente, no, in un laboratorio, ma in un laboratorio che loro stessi hanno inventato. Molto bene, volevo approfittare per chiedere al tuo studente, come ti chiami? Francesco. Francesco, che classe frequenti? Allora, sono Francesco Vasapollo, sono del 4I. Benissimo, senti, ci spieghi un po' cosa stai facendo, per me perlomeno che ne so poco di queste Allora, cose? questo è un circuito che serve per far girare questo motore.
In pratica questo è come se fosse tipo il cervello di tutto quanto che comanda tutto. Questa è tutta quanta la pulsantiera, poi c'è pure l'altra pulsantiera che sono i LED che indicano quando è acceso e spento. Questo qui tipo, questi sono tutti i collegamenti fili, sì. Questo è il motore, sì. Non come il pulsante, in teoria si dovrebbe accendere il motore. Quindi tu in maniera così, diciamo, virtuale riesci a simulare una operazione su un motore, giusto? Sì. Ecco, facci vedere come, allora, ad esempio? Ad esempio, tipo, questo simulatore ha tipo due modalità, oltre che avere tutto lo schema per vedere tipo il motore, vedere tutto quanto le lampadine. In più ha due modalità. La prima è questa qui, che è la modalità quella non guidata, che è quella un po' più per gli esperti. Sì. Dove io ad esempio prendo, tanto qui a Vito, prendo tipo un filo, con la pinza. Di solito mi dice che, ne so, questo filo va messo qui e io lo metto qui. Invece tipo qui bisogna in pratica vedere lo schema e capire dove mettere i fili. Sì. E quindi in questa maniera simuli un'operazione a distanza, appunto nel metaverso, come si diceva prima, giusto? Sì, è una simulazione di un'operazione, di un'esperienza per fare un circuito. Molto bene, guarda, io ti faccio un in bocca al lupo per i tuoi studi e chissà se appunto le aziende troveranno importante e appetibile le tue competenze che stai acquisendo qui a Galilei. Okay. Grazie, grazie e in bocca al lupo. Ecco, abbiamo avuto quindi questa testimonianza diretta, complimenti ancora e speriamo che anche le aziende appunto possano essere interessate, ma questo mi sembra che già avviene con la vostra scuola. Certo, infatti proprio per questa collaborazione stretta tra il mondo del lavoro e la scuola, i ragazzi innanzitutto sono più preparati, no, ad affrontare il mondo esterno una volta che escono da scuola. E spesso sono già stati prenotati per poter poi essere contrattualizzati, ma diciamo che il loro percorso li porta anche a frequentare l'università con maggiore facilità, perché ecco, ragazzi che appunto poi si iscrivono in ingegneria elettronica, per esempio, hanno già delle competenze sul digitale e sulla materia che li porta poi più facilmente ad affrontare il corso di studi, così come per esempio per l'ingegneria aerospaziale e così per tutte le altre ingegnerie, l'ingegneria meccanica, eccetera. Per quanto riguarda invece proprio lo sbocco immediato, noi facciamo un orientamento di sistema fin dal primo anno, tutte le classi fanno un'ora di orientamento a settimana e quindi voi immaginate quante ore diciamo assolvono quando arrivano al quinto anno. E la cosa fondamentale è che facciamo anche career days, li mettiamo proprio a contatto con gli esperti del mondo del lavoro fisicamente, in modo che quando escono da scuola non hanno quell'impatto, no? Così diciamo di un po' di imbarazzo nell'affrontare colloqui di lavoro. Oggi poi i colloqui di lavoro si fanno attraverso il gaming, quindi loro sono abituati, no? A lavorare in questo senso e quindi sicuramente sono i migliori poi. Verissimo, quindi ti ringrazio allora per questo tuo contributo, per questa tua testimonianza e complimenti per tutto il lavoro che fate e in bocca al lupo per tutto. Grazie, a presto allora. Salve a tutti, ci troviamo nel laboratorio Smart City dell'IPIS Galileo Galilei di Roma con la professoressa Cercello che saluto, ciao. Buongiorno a tutti. Raccontaci un po' di questa vostra esperienza, di questo laboratorio Smart City, che cos'è? Allora, questo è un laboratorio particolare, sorto da 3 anni perché all'interno dell'ITIS Galileo Galilei per elettronica e elettrotecnica abbiamo declinato delle curvature specifiche. Una è quella Smart City e Building Automation e l'altra curvatura è Industry 4.0. Questo è un laboratorio molto aperto dove i ragazzi vengono, lavorano, fanno una serie di attività proprio connesse con le curvature e fanno progetti specializzati proprio su questo settore. La curvatura cosa prevede? La curvatura è qualcosa di particolare perché prevede sì tutta la parte curricolare, ma prevede anche e soprattutto delle attività aggiuntive coprogettate con le aziende. Qui nel nostro laboratorio vedrete manipolatori robotici Edu della Comau, vedrete pannelli didattici della Schneider che praticamente coprogetta con noi alcune attività, vedrete PLC della Siemens, quindi questo è un laboratorio all'interno del quale i ragazzi svolgono attività per tutto l'anno, anche durante il periodo estivo. In realtà questo laboratorio è stato attivo fino al 20 luglio,
lo abbiamo chiuso soltanto nel periodo veramente prettamente vacanziero, però i ragazzi qui progettano attività, svolgono attività di tutti i tipi, quindi in particolare l'interesse che noi abbiamo in questo laboratorio è fornire agli studenti, oltre alle competenze curricolari, anche delle competenze trasversali, le famose soft skills. I ragazzi sono abituati a lavorare in gruppo, lavoriamo molto sulla peer education, quindi sostanzialmente i più grandi fanno da trainer per i più piccoli, ma non solo, competenze anche specifiche tecniche del settore, più innovative possibili. Parliamo di smart building, smart city, perché con l'agenda 2030 sappiamo che la sostenibilità, la mobilità, l'uso intelligente e razionale dell'energia e il rispetto sostanzialmente delle fonti è fondamentale. Inoltre abbiamo anche, ripeto, tutta una parte di industry, quindi con le più moderne tecnologie per le automazioni industriali. Beh, allora a questo punto passiamo alle immagini, come si assolutamente dice. Assolutamente, facciamo parlare i ragazzi. E facciamo parlare i ragazzi, perfetto. Allora guarda, io ne approfitto per vedere meglio che cosa stanno facendo. Ciao. Buongiorno, ciao 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 ciao. Voi su che cosa state lavorando, ragazzi? Noi su Win SPS e Factory.io e stiamo creando uno smistatore di colore con un tavolo girante. Ok, beh, guarda, la voce un pochettino più alta perché è meglio, grazie. E stiamo creando uno smistatore con tavolo ruotante. Perfetto, e attraverso questo software che simula e che crea proprio, giusto? Sì, possiamo creare da zero tutti i nastri trasportatori e i diversi smistatori e i visori che abbiamo utilizzato. Ottimo, perfetto. E questo qui, quindi voi lo programmate direttamente con l'aiuto dei docenti, ovviamente? Esattamente. Sì, sì, molto bene. Ottimo, complimenti. Vado avanti per vedere invece, questo mi sembra un Arduino, mi sbaglio? Sì. Dici a voce alta che cosa stai facendo. E noi tu come ti chiami? Roberto. Roberto, che cosa stai facendo? Un puntatore solare, in modo tale da puntare sempre verso il sole con un pannello solare. Ah, ecco, quindi tema ecologico, diciamo. Sì. Esatto. Ecco, vediamo qui, quindi c'è un pannello solare, giusto? Sì. E attraverso Arduino che cosa fa? Con questo quattro fotoresistenze va a girare verso il sole. Per adesso noi dovremmo aggiungere delle altre in modo tale da essere ancora più precisi. Mm-hmm. Quindi riesce a intercettare la posizione esatta del sole e quindi posizionare il pannello solare in modo da avere la massima efficienza in produzione elettrica. Ecco, mi sembra un tema molto attuale e molto importante, no? Invece di avere un pannello fisso che magari ha una produzione che a passare delle ore va a diminuire, certo, tende a diminuire, questo tende ad avere un andamento costante. E quindi attraverso questo Arduino è il cervello di questo progetto, quindi riesce a organizzare quello che deve fare tutto il programma e tutti i vari attuatori. Ottimo, molto bene. Complimenti ragazzi, buono studio. Grazie. Adesso volevo passare da quest'altra parte con questi pannelli, in cui altri due studenti ci aiutano. Salve ragazzi. Salve. Buongiorno. Tu ti chiami? Io sono Emanuele e mi sono occupato più che altro dell'accensione del motore tramite un Soloff, ovvero abbiamo reso questo motore, che è un motore trifase, comunque attivabile attraverso la suite di Google, quindi Google Home, Alexa o qualunque essa volete usare. Ecco, questo mi sembra molto interessante. Di cosa si tratta nello specifico? Si tratta che io do il comando al telefono, il telefono impartisce il programma attraverso questo qui che è il Soloff, che lavora su una linea a bassa tensione, poiché comunque il motore è trifase, stiamo sui 380 volt, mentre la linea casalinga normale è una 220 classica. Per sicurezza noi lo stacchiamo sempre e poi andrebbe ogni volta riattaccato. Ok, se io adesso dico ok Google, avvia motore, il motore si accende. Certo, accendo motore. E la spia cambia da
da rosso a verde per segnalare comunque che il motore è in funzione. Quindi tramite un comando vocale, esatto, il collegamento tra lo smartphone e un altro apparato, Sonoff, esatto, che questo sarà in commercio? È un switch wifi, sì, si trova tranquillamente in commercio, il costo è molto basso, non richiede neanche questa complessa... Tipo quanto costa? Ma costa intorno ai 10-15 euro a unità, questo è il Mini R2, sì, poi sì, ovviamente ci sono quelli per grandi, sì, carichi di potenza, eccetera. Però diciamo tutto il sistema riesce a gestire, sì, a distanza, tramite, sì, la rete, e in anche... accensione o spegnimento di, esatto, di dispositivi. Esatto, solitamente viene messo dietro agli interruttori che noi già abbiamo per automatizzare comunque una casa che non è automatica, senza rifare tutto l'impianto. E è molto semplice da installare, sì, e non richiede neanche tutta questa preparazione, perché nella scatolina di acquisto viene proprio spiegato come collegare i fili e il fatto di riconoscere tra il blu che è il neutro e il marrone che è la fase. Perfetto, molto bene, mi sembra una soluzione innovativa di cui molto anche si parla, il fatto di avere delle applicazioni, esatto, che... Hey Google, spengi motore. Ecco, poi ci sono dei tempi ovviamente di risposta, sì, dovuti, okay, alla rete. Dovuta alla rete, dovuta al dispositivo che viene usato per impartire. E la cosa che ci converte da monofase a trifase è questo qui che si chiama contattore, che è uno switch che scatta appena viene inviata energia. Perfetto, grazie. Adesso volevo vedere invece, perché mi incuriosisce molto, questo pannello. Tu sei? Ciao, buongiorno. Mi chiamo Leon. Allora, ciao Leon. Questo è un pannello di simulazione di un impianto civile domotico. Sì. E la particolarità è che il pannello ovviamente simula un appartamento vero, non è un appartamento, ma questo che vedete qua a sinistra è esattamente ciò che voi avreste nella vostra abitazione. Ecco, infatti questi si riconoscono, mi sembrano, perlomeno non sono esperto, ma i classici impianti di, sì, casa, sì, diciamo. Esattamente, questo è un quadro, sono elementi diversi, ma è gli stessi elementi che potrebbe trovare in un quadro. Sì. Ciò significa che se io sono in grado di programmare questo, sono esattamente in grado di programmare l'illuminazione di un vero edificio. Perfetto. Ha delle particolarità molto comode, per cui ad esempio il cablaggio viene effettuato una volta sola, perché tutte queste lampadine vengono, che corrispondono, diciamo, alle luci di casa, queste, diciamo, corrispondono, no, alle luci di casa, sì, esatto, sì. Queste ha delle tapparelle, ma noi non usiamo questo perché abbiamo una tapparella vera, per cui... E la possiamo vedere? Sì, sì, la tapparella si può vedere, adesso la faccio vedere in funzione. Sì. E... posso, attraverso il multitouch, posso portarla giù, lasciare quando voglio, e poi questa tapparella particolare si aprono anche le lamelle. E questo ovviamente in funzione di un risparmio energetico. Questo ovviamente sì, e il risparmio anche di materiali, perché il cablaggio avviene una volta sola, per cui se io ho un determinato pulsante attaccato a questa lampadina, poi che sarebbe questo qua, ma poi io faccio accendere un'altra luce tipo questa, io devo solo prendere il mio computer, cambiare il programma, collegarlo, e a quel punto con lo stesso pulsante, a prescindere da dove sia, posso accendere qualsiasi lampadina. Per farvelo capire, io ho creato un comando che ad esempio me le spegne tutte insieme. Esatto. E il comando di questo non arriva alle lampadine, arriva semplicemente al quadro, e dal quadro l'informazione arriva alla lampadina. Ora vi posso far vedere un'altra cosa molto interessante, sono gli scenari, per cui se adesso io accendo delle luci a caso, non so, così, e gli do lo scenario notte, mi spegnerà tutte le luci tranne alcune che ho selezionato io. Ad esempio questo qua, questa si è spenta solo perché era temporizzata, e anche questa. Ora se io do scenario notte, mi spegne tutto, mi accende questo qua, e questo è per uno scenario che io ho dato io, ad esempio. Mi accende, non so, la luce in camera, mi abbassa la tapparella, tutto in contemporanea, questa è una, ma potrei collegarla benissimo a tutte le tapparelle di casa, semplicemente utilizzando il PC. Non devo cambiare nulla di casa. E questo ovviamente poi dopo è riproducibile, non so, scalabile su condomini interi, appartamenti. Questi hanno varie linee che si possono combinare, ma da un solo programma io posso controllare letteralmente migliaia di dispositivi. Ecco. Quindi assolutamente sì, si usa per impianti civili su tantissimi appartamenti, o anche per impianti industriali, perché appunto
si può collegare addirittura al comando vocale, al sì. comando touch sul telefono, quindi io ovunque sono lo posso comandare. E aiuta tantissimo sia per la comodità sia per il risparmio energetico, non rischio di certo. dimenticare luci accese, se ho il dubbio posso semplicemente controllarlo dal mio cellulare, quindi questa è una cosa estremamente comoda e estremamente funzionale per l'efficientamento energetico. Leon, molto bene, complimenti e buono Grazie. Studio, dai, bocca al lupo. Nel frattempo ci spostiamo, vediamo un pochettino quest'altro apparato. Buongiorno ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Allora, questo cos'è di preciso? Perché io non, allora, qui abbiamo non lo so. Due bracci vediamo. Aspetta, innanzitutto tu sei? Flavio Santarsiero. Flavio, dai. Qui abbiamo due bracci robotici che stanno utilizzando i ragazzi. Sì. In questo caso loro stanno facendo una scritta. E gli altri ragazzi usano la pinza, il modulo della pinza che abbiamo qui, per afferrare una pallina e spostarla semplicemente da un punto A a un punto B. Quindi in pratica voi cosa fate? Programmate tramite... Programmiamo in questo momento tablet, tramite diciamo. Movimenti, con il tablet, sì, con il wifi interno della macchina. Sì. Programmiamo tramite movimenti, in questo caso, che è un pochino più semplice, ogni movimento del robot, glielo facciamo salvare e poi eseguire in automatico. Oppure con il foglio qui sotto, con un piano cartesiano, può essere programmato tramite punti cartesiani, tramite calcoli matematici, e si può avere una precisione molto maggiore. Esatto, quindi insieme riuscite a programmare tramite il software i movimenti di questo braccio meccanico. Sì. E anche con l'altro possiamo vedere qualche sì. cosa? Sì, del lato dovremmo avere già un programma pronto, che adesso i ragazzi fanno partire. Ciao ragazzi, ciao. Eccolo. Quindi questo braccio prende, avete programmato per prendere la pallina blu e spostarla su un altro supporto in plastica. Uh-huh. Senti, è molto difficile programmare questa cosa? È più il tempo che impegna. Senti, che competenze c'è? Cioè, dovete conoscere di matematica o di cosa? Elettronica? Il livello base lo stiamo facendo solo su movimenti, quindi è okay. come un gioco. Sì. Però utilizzando anche il piano cartesiano ci serve matematica, perché devi trovare ogni punto, certo. quindi fare dei calcoli sull'asse cartesiano, sul piano cartesiano per trovare il punto specifico. Però ovviamente una volta che hai il punto specifico trovato matematicamente, il braccio è più preciso, molto più preciso. Molto bene, dai. Allora, buono studio e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao.